Noi i materiali ce l'abbiamo e quindi... Buongiorno, bentornati in questo nuovo video della nostra serie. Non è più una vanilla, lo sapete benissimo, ve l'ho chiesto anche settimana scorsa di lasciarmi un commentino, ma tutti mi avete detto SCP Craft, e sì, ci può stare come nome, però non faremo solo SCP, quindi commentatemi con un altro nome, il migliore lo leggerò nei commenti la prossima volta. Ricordatevi di lasciarci un pollicione in su, guardate cosa dice il mio PG, sì, per forza per il pollicione in su, e superiamo i 4000 like, secondo me è strafattibile. Allora, oggi voglio fare una cosa molto molto importante, ovvero andare a controllare il bunker di ZWendrup. Intanto c'è Marco che probabilmente starà venendo qua. Comunque, guardo un attimino il monitor, guardate qua ragazzi, non sono ancora entrati nel server gli hacker, gli haters, che sarebbero... Ciao Marco, come stai? Dove sei? Sono allergico al legno in questo periodo. Ciao Marci! Ma toglielo sto pezzo di legno allora, mannaggia. Come stai Marco? È tanto che non facciamo un video assieme. Ciao! Colpa tua, non mi vuoi più! Ma sei impazzito! Dimmi. Il Gauss, da dove l'hai tirato fuori? L'ho comprato, sai che noi possiamo comprare le cose. L'ho comprato io, il Gauss. Allora, okay. Io ti direi una cosa benissima. Qua ho anche un altro keypad, la security camera. E io ti dico una cosa, Marco. Ti devo tenere aggiornato su un po' di cose. Però mi manca il cibo. Il cibo, sì. Dove lo... Qua c'è un po' di cibo. Pezzi di pane. Ma o un pezzo per caso hai già di... tolto il quadro? Sì, sì. Guarda che sono arrabbiato con te, lo sai. Anzi, ti volevo chiedere perché. Perché? Perché da un po' che non facciamo video assieme, non ti davo fastidio. Allora ho preso la palla al balzo, mi hanno fatto uno scherzo quelli degli hacker. Allora ho detto, vabbè, lo faccio a Marci e vediamo cosa come la prende. Ok, dai, lo posso quasi accettare. Ma sappi che i quadri io ce li ho, non ti dico dove, ma te li metterò in casa tua quando me lo te l'aspetti. Ok, quando avrò una casa, soprattutto. È vero, effettivamente non hai più la casa. È molto triste come cosa, lo sai? Già. Infatti questo qua è il mio letto, non te l'ho mai detto, ma questo... Ah, la parte di sinistra. Il mio letto dov'è? Quello sotto. Comunque, esatto. Dai, continuiamo e facciamo le cose. Aspetta, andrò a prendere una cosa sotto. No, aspetta, invece di andare sotto, vado un attimino nel bunker di ZWender, che ti faccio vedere il codice segreto. Allora, guarda, adesso ti faccio stavo facendo vedere anche i funs, che noi abbiamo le telecamere. Qua c'è la telecamera numero 11 che inquadra l'ingresso. Infatti dopo proviamo, così vediamo se funziona, perché loro potrebbero averle corrotte, Marco, lo sai. Io ho pensato anche a questa cosa qua. È vero. Quindi andiamo un attimino a vedere. Vai verso l'ingresso. Vai verso l'ingresso, così io controllo se funzioni. Sono nella camera 11, vediamo se tu entri. Se tu entri vuol dire che non le hanno corrotte ancora. Aspetta che ci metto un pochino, perché è lontano il bunker. Ma non è vero che è lontano, dai, veloce! Ma io ho un senso di orientamento bruttissimo. Ok, sto arrivando, permesso. Ecco, ti vedo, ok, ti vedo. Apri la porta, vediamo che non sia un video. Ok, hai aperto la porta, perfetto, posso arrivare. Allora... Ma come ho preso danno? No, ho preso danno io. Ah, ok, ok. Prendi sempre danno ogni volta che guardi le telecamere. Devi sapere che tu sei un pochino maldestro e pasticcione. Perché io ho scoperto il codice segreto, lo sai? Quale? Quello della stanza segreta. Ah, questo qua era 1, 2, 3, 4. Questo era 1, 2, 3, 4. Esatto, 1, 2, 3, 4. Io ho scoperto questa qui? Esatto, guarda qua. Se io vado vai nella telecamera 13, vedi se te lo fa vedere. Telecamera 13. Ok. Dove... Quanti spawner ci sono? L'hai messa te, l'hai messa? No, l'ho messa io la telecamera lì dentro, esatto. Ok, ridammi pure il viewer. Grazie mille. Eccolo qua. Allora, io ti dico solo una cosa. Non pensavo che non ci arrivassi in realtà, perché è facilissimo. Prova a pensarci. Loro hanno messo la prima volta 1, 2, 3, 4. Hanno messo 0, 0, 0, 0. Ma secondo te, che cosa hanno messo qua nell'angolino? Cioè, una cosa strasemplice. Ma ho già provato a fare 1, 1, 1, 2, 2, 2... 4, 5, 6. Ma prova a pensarla al contrario. Cioè 1, 1, 1 al contrario è sempre 1, 1, 1. No, prova a pensare al contrario, proprio tutto al contrario, partendo dal 9. No, non ci credo. Ma esatto. Sono così stupidi per davvero. Sì, sono veramente stupidi per davvero. E io so che tu volevi fargliela pagare quando trovavi il codice. Quindi io ti lascerò tutto quello che vuoi fare qua. Me ne vado. Ti lascio. Allora, fare... vuoi un consiglio? Sì. Allora, sul mio canale stasera esce quello che voglio combinargli. Ecco. Ed è qualcosa di veramente. Guarda, io non voglio spoiler davvero, perché me lo voglio godere. Non voglio neanche fare il video con però. Te. Dov'è la telecamera? Dov'è? È sopra. Arrivo subito. No, allora, prendila e portatela via. Ora non ti servirà più, fidati di me. Perché prendila. Non mi direi che vuoi fare sfondare tutto. Non ti dico niente. Non ti dico. Ti ho soltanto detto di prendere.
prendere la telecamera perché sennò la butti. Quindi... Ma l'hai appena detto che vuoi far esplodere tutto praticamente. No, non ti ho detto niente. Preparati, sarà una cosa molto divertente. Richiudiamo tutto. Ok, andiamo via. Vai. 9, 8, 7, 6. Perfetto. Vai, andiamo. E andiamo via. Ok, torniamo in casa, okay, che almeno io faccio le mie cose. Ti chiudo. grazie. Cioè, vabbè. Ciao, Max. Dai, va bene. Ci sentiamo più tardi. Vai, preparati il tuo piano malefico e siamo a posto. A dopo. A dopo. Ok, io adesso tornerei a casa perché devo prendere la carne. Adesso ne ho già mangiato una, però ci serve ancora un botto di carne. Per esempio, ma questo cartone qua l'avevamo già visto? Sì, l'avevamo già visto. Peraltro, volevo fare uno scherzo a Marco prendendo queste teste qua e mettendole me le tipo addosso e facendogli lo scherzo della vita. Quindi, vabbè, da dove parte è uscito? Raga? No, è andato di qua. Cosa è successo esattamente? Raga, avete visto anche... Ditemi che l'avete visto anche voi. Era un player rosso. Ma dove sta andando esattamente? È sparito, raga. Allora, facciamo una cosa. Devo capire chi è. Perché non lo sono riuscito... Raga, la faccia di Herobrine. È Herobrine, raga. No, raga, è Herobrine. Dove è andato? È là sopra? Ragazzi, questa è una di quelle leggende degli Herobrine colorati. Dove è andato? Non lo vedo più, è sparito di nuovo. Provo ad andare a casa a prendermi la carne e vediamo se questo tizio qua mi segue. Anche perché nel server non c'è nessuno, perché Mark è uscito. Ok, prendiamo la carne, ne abbiamo 6 pezzi. In casa non c'è, ragazzi. In casa non c'è. Però sento camminare. È un Herobrine, raga. Non capisco se mi posso fidare di questo Herobrine o meno. Aspetta, mi avvicino. Marco, ma tu sei nel server, vero? Cosa stai facendo? Non è che mi stai trollando? Che magari è Marco che mi sta trollando. Ok, amici, mi ha risposto Marco. Mi ha mandato una foto in cui c'è lui che sta bevendo il caffè. Sono stato e si vede esattamente. È lui che sta bevendo il caffè e mi ha mandato un audio. Sto facendo un caffè in realtà perché hai bisogno che io salga su. Ok. Sì, vieni sul server. Non so spiegarti quello che stia succedendo perché vieni per favore. Ragazzi, sta succedendo qualcosa di una, è allucinante questa cosa, perché non so spiegare. Ok, là c'è Marco che si sta muovendo, quindi sta arrivando. Vado da Marco. Ok. Ehi, Fra, Marco? Stai registrando? Sì, sto registrando. Ehi, Fra. Dimmi. È successa una cosa assurda, non è di te che mi stai trollando. No, mi sto bevendo il caffè, ti ho mandato la foto. Ti giuro, mi viene da ridere. C'era un Herobrine rosso. Ma come Herobrine rosso? Dove? Te lo giuro, là! Guarda, c'è ancora! Vai ancora! Vedere! Aspetta! Ma no, questa qua è nuova! No, ragazzi, non è io che mi... è tipo ZWNDROP o... Ma va, ma che ZWNDROP? Non ho capito. È appena sparito davanti ai miei occhi un Herobrine. Ok, adesso mi sto spaventando un attimo, perché è vero che noi abbiamo un pacchetto pieno di mod, ma non mi ricordavo che avessimo installato una mod con gli Herobrine, sinceramente. E questa cosa mi mette veramente tanto l'ansia, perché non è un normalissimo Herobrine. Dai, mi stai prendendo in giro. Marco, te lo giuro. È uno scherzo, dai, adesso mi trovo un video, scherzo a Marco, Herobrine rosso. Ci scommettiamo che questo video arriva a 5.000 like, che non è uno scherzo. Va bene, lo dovrò guardare, però non sto capendo. Hai messo la mod degli Herobrine? No, quando? Se no neanche te potevi averla. Vado a controllare nel server. Abbiamo una mod che si chiama Herobrine, Marco. Io non l'ho mai messa. Non l'ho mai messa questa mod. Oddio! Non e quindi adesso abbiamo per forza il mondo corrotto con gli Herobrine? Sì, e ma non possiamo più toglierla. Io non lo conosco questo Herobrine rosso. Marco, ascolta, io stacco il video un attimo e continuo dopo, perché devo trovare una spiegazione a sta cosa. Un attimo, veramente, non so scherzando. Okay.
Allora, amici, è passata un'oretta e venti e io ho guardato questa mod. Effettivamente io l'ho inserita questa mod, non so sinceramente quando l'ho messa, non so niente di come funzioni perché non l'avevo mai vista. Io e Marco siamo io sono rimasto sorpreso perché generalmente quando facciamo una mod sappiamo che quello che stiamo trattando è la cosa degli SCP, generalmente lo sappiamo, è una mod, sappiamo che ci sono delle sfide da fare, dei laboratori. Questa volta è stato tutto inaspettato, io pensavo fosse stato Marco a farmi questo scherzo, in realtà non è così. Adesso Marco, io ho trovato dei cartelli dentro casa, non li ho letti tutti perché volevo leggerli con te. C'è un ingresso qua, ogni tanto lo becco subito. Ingresso? Ogni tanto no. Dove... ah, qua, sono caduto io qua. Ok, ho trovato dei cartelli, volevo leggerli con te. C'è scritto: abbi fiducia di me o no, questo sta a te. Siamo tanti, siamo pochi, siamo qua, siamo là, siamo le reclute del grande capo. È mai esistito lui? Nessuno lo sa, nessuno sa, ma noi sì. Ok. Quindi sono in tanti. Sono in tanti e credo che abbiano la funzione di lasciarci anche dei cartelli prestabiliti, credo, e che ci vuole andare fastidio. Ma può essere che questi Herobrine possano essere sia buoni che cattivi, ok? Okay. Io avevo già sentito parlare di Red Herobrine, ok? Ma non era così quello che mi ricordavo. Mi ricordavo che l'Herobrine rosso era quello con la magliettina rossa, te lo ricordi? Sì. Io non avevo mai... Dimmi. Scusami, non hai visto se fosse entrato tipo ZW Endrop ancora nel server? No, non è entrato nessuno nel server. Guarda, basta, guarda, io c'ho anche la chat pulita perché tanto non c'era niente. Non è entrato nessuno nel server, zero, assolutamente zero. Vabbè, io a sto punto, guarda, vado a lasciare delle cose sotto e poi chiudo il video, amici, perché... Amici, io direi che per questo video è tutto, speriamo di scoprire di più riguardo a questi Herobrine, perché veramente mi stanno intrigando veramente moltissimo. Adesso vi voglio far vedere una cosa, io per la settimana prossima voglio assolutamente prendere delle altre telecamere, e ricordatevi che noi abbiamo il tizio contrabbandiere che ce le compra per veramente pochissimo. Noi i materiali ce l'abbiamo e quindi... Ma perché è tutto rotto qua?